Siamo in collegamento con Tiziana Medici, membra del coordinamento NoTrieb Campania, giusto? Sì. Siamo su Radio Vostok e parliamo con lei del referendum del 17 aprile. Io voglio un attimo chiederti, come prima cosa, il 17 cosa si andrà a votare? Il 17 aprile andremo a votare un quesito abrogativo, anche perché i referendum in Italia sono soltanto abrogativi, quindi cancelliamo una norma, ecco perché rispondiamo sì, e cancelleremo in particolare la durata dei giacimenti, diciamo, e degli impianti, scusate, petroliferi entro le 12 miglia. Che cosa era stato introdotto dallo Sblocca Italia? Sapete benissimo che l'articolo 38 dello Sblocca Italia, approvato dal governo Renzi, ha puntato in maniera massiccia sulle fonti fossili e ha messo su tutta una serie di intensificazioni massicce di sfruttamento proprio delle fonti fossili, in particolare il quesito. Va a togliere una cosa incredibile, cioè che la durata di un giacimento petrolifero è limitata, cioè una volta che la multinazionale entra in possesso del cosiddetto titolo minerario ed ha diritto allo sfruttamento, è titolare per sempre, era titolare per sempre. Non c'era un tempo minimo, un tempo massimo, e questo significava naturalmente un possesso proprio sul mare, sull'acqua. Che cosa ci teniamo però a dire moltissimo per questo referendum? Che il quesito è importante perché veramente andiamo a regolamentare qualcosa che solo in Italia diventava appunto illimitato. Però è per noi soprattutto un voto fortemente politico perché dire sì il 17 aprile, quindi referendum. Vuoi abrogare questa norma? Noi rispondiamo sì. È però un referendum simbolo, è un referendum che porta in alto la bandiera della questione energetica nazionale. Non tutti conoscono la storia di questi sei quesiti, perché erano sei, eh? Cioè, quando la gente adesso ci chiede: ma che succede? Come mai solo in mare? Perché niente, dicevo che la scelta di questo quesito è una scelta, possiamo dire, non volontaria, nel senso che ne erano stati presentati sei alla Corte di Cassazione, stavano tutti per andare alla Corte Costituzionale. Naturalmente il governo, quando ha visto che stavamo smontando pezzo per pezzo tutto l'articolo 38, e in particolare ricordiamo la Campania è interessata, poi semmai ne parleremo, da quali permessi. Che cosa hanno fatto? Hanno stralciato gli altri cinque, li hanno cioè spezzettati, rimontati, non così come erano, e li hanno assorbiti nella legge di stabilità e di fatto ci hanno smontato l'impianto referendario, tentando anche di fare, diciamo, bocciare quest'ultimo che ci è rimasto. Ecco perché noi ci teniamo a dire che al di là del quesito in sé, che è fondamentale, perché guardate, riguarda il mare, cioè, l'Italia è bagnata appunto dal mare, il mare è di tutti, è un po' lo slogan che stiamo utilizzando, ma per noi è proprio un voto politico che dice che non accettiamo più questa strategia energetica nazionale. Perfetto, tu parlavi di rivendicazioni che dal nazionale vanno al territoriale. Ci spiega un po' come avevi già preannunciato la questione in Campania specifica. Come abbiamo, scusami, Come hai già annunciato prima. ah sì, diciamo la situazione delle perforazioni petrolifere in Campania. Allora, diciamo che la Campania, e forse molti non lo sanno, ecco perché i campani devono assolutamente andare a votare e votare sì. Proprio per difendere due zone in particolare, difendono il mare campano innanzitutto perché significa che insomma, la costiera amalfitana è interessata, il Golfo di Napoli, la penisola sorrentina, tutto il Cilento, voglio dire, il Golfo di Salerno, cioè siamo veramente interessati perché il mare e la Campania sono, diciamo, un tutt'uno.
Ma per quanto riguarda gli specifici permessi di ricerca, non tutti sanno che la Campania è interessata da permessi di ricerca che riguardano aree, in alcuni casi protette, in particolare due zone che sono il Vallo di Diano in provincia di Salerno, riguarda 15 comuni e va, diciamo, dalla Certosa di Padula fino al comune di Polla, di Atena Lucana, di Sala Consilina. Stiamo parlando di area protetta, di area Parco Nazionale Cilento e Vallo di Diano e di un bacino idrico importantissimo per tutta la Piana del Sele. L'altro permesso di ricerca riguarda invece l'Irpinia e il Sannio Beneventano. Addirittura in Irpinia, con dei pozzi che sarebbero proprio a ridosso del centro abitato, uno in particolare quello di Gesualdo, in provincia di Avellino. E ricordiamo che cos'è l'Irpinia per la regione Campania: è il polmone verde, è la zona di massima produzione dei vini e soprattutto dei vini di eccellenza e dei vini di qualità. Quindi è come se si andassero a scegliere proprio due zone che vengono chiamate da un lato periferiche, ultraperiferiche, zone spopolate, e guarda caso su queste zone spopolate si fanno queste scelte criminali, mentre non lo sono, sì, lo sono spopolate, ma sono invece bacini idrici e di vegetazione importantissima, oltre che produzione di qualità altissima, soprattutto per l'Irpinia e l'Alta Irpinia in particolare. Quindi io sono di questi territori, per cui noi facciamo veramente un appello perché la Regione Campania è chiamata. Naturalmente a questo appello hanno risposto in massa tutti i comitati che a largo titolo si occupano di territorio. Quindi noi siamo felicissimi che Rifiuti Zero, che tutta l'area, diciamo, del Casertano, che tutti quanti quelli che si occupano di inceneritori, che si occupano di grandi opere, che si occupano naturalmente della questione terribile che è quella della Terra dei Fuochi, siano in prima linea con i comitati Nutrib, perché questa è un'altra battaglia che non può, diciamo, essere divisa. Quando si parla di energie e di territorio, anche se abbiamo nomi diversi, abbiamo un'unica battaglia che è quella territoriale. Quindi Napoli in particolare, i comitati di Napoli si sono riuniti venerdì 11 marzo, costituendo il comitato campano referendario con ben 40 sigle che riguardano naturalmente l'area di Napoli, l'area del Vesuviano e ancora Battipaglia, Ponte Cagnano Faiano, tutto l'agro Nocerino Sarnese. Niente, dicevo, naturalmente l'adesione di un comitato non significa che il lavoro sia facile. Noi abbiamo e stiamo sottolineando anche a livello nazionale la totale assenza di spazi di comunicazione. Cioè, è in atto, se ancora non si è capita, una vera e propria battaglia contro questo referendum. E non è la motivazione di chi si Sì. lamenta perché, diciamo, la questione non è sentita, alla gente non interessa nulla. Ma siamo veramente soli su tutti i territori e naturalmente arrivare a informare tutte le persone nel giro di un mese, quindi abbiamo solo un mese, è veramente uno sforzo immane, e però fanno come al solito i comitati territoriali, le associazioni e i singoli cittadini motivati, motivati. In alcuni casi ci sono anche le istituzioni, perché sappiamo che la Campania ha anche sostenuto questo referendum andando a depositare i quesiti referendari. E abbiamo anche sollecitato, no, l'intervento attivo di quelli che sono i cosiddetti delegati regionali. Naturalmente non so quando e come si muoveranno, ma noi speriamo che lo facciano perché il tempo è veramente pochissimo. Prima si parlava di allargare gli orizzonti rispetto ad un punto politico, si tratta di difendere il diritto alla salute, di difendere i territori. Una delle tante questioni, delle tante cose che sono state dette rispetto al no, cioè chi è a favore delle trivellazioni, è il fatto che toglie lavoro. Su questo in realtà sappiamo benissimo che non è vero. Ci puoi un attimo spiegare per bene la questione?
Sì, guarda, l'abbiamo spiegata tante volte, anche perché sembra che il comitato del no, seppure esista, fatto da poche persone, è naturalmente il comitato dei petrolieri, è il comitato delle multinazionali, è il comitato di chi, non avendo ragioni, pensa di spaventare le persone giocando in maniera sporchissima sulla crisi economica. Per cui è come se fosse una sorta di specchietto per le allodole o di premio a garanzia del quale però non c'è nulla. Non c'è nulla perché parliamo di un settore, e penso che le persone lo sanno, che è ad altissima specializzazione. Non parliamo di una fabbrica, non parliamo di un'impresa, non parliamo di un settore artigianale che impiega le persone, che gli dà lavoro, che diciamo, ma parliamo di multinazionali che non hanno molto spesso nemmeno quote italiane, per la maggior parte sono appunto estere, che hanno all'interno il proprio know-how, cioè hanno il proprio personale fortemente specializzato e hanno attività fortemente meccanizzate, cioè non è che sulla piattaforma petrolifera arrivano gli operai la mattina e si mettono lì, sì, ci sono operai specializzati per il controllo, quindi noi no, non sappiamo proprio i numeri, mentre conosciamo i numeri degli albergatori delle nostre coste, di chi fa turismo, di chi ha una struttura ricettiva, di chi ha un ristorante, di chi ha un locale, questi numeri li conosciamo e conosciamo anche i numeri di chi fa pesca. Cioè, questo paese sta veramente dando i numeri, dando i numeri, naturalmente parlo del governo, non delle persone. Certo. Cioè, come si fa a non puntare su turismo e su e poi ne parlano sempre invece in ogni convegno, in ogni assise, e a non arrivare a percepire come economia importante il turismo e la pesca e difendere invece l'interesse del petroliere che arriva, pianta la piattaforma, che è totalmente meccanizzata, manda ingegneri specializzati che sono i suoi, prende tutto quello che deve prendere, non si occupa della bonifica e naturalmente non si occupa del territorio perché sul territorio non lascia nulla. Quindi è talmente facile spiegare che non ha nulla a che vedere con il lavoro che dovrebbero veramente tirare fuori qualche altra motivazione. Ovviamente il sì, quindi il fermare le trivelle significa anche fare un passo in avanti verso le energie rinnovabili, cosa che avviene in mo molti altri paesi d'Europa. Vuoi parlarci in generale co di come questo passaggio sia fondamentale in Italia? Sì, guarda, lo stiamo dicendo un poco in giro, io sto girando molto per affiancare i comitati che si stanno via via sorgendo, che stanno via via nascendo, sia in Campania che in Basilicata. E la cosa veramente positiva è che noi siamo andati già oltre. Oltre che cosa significa? Che sì, stiamo facendo campagna referendaria, perché naturalmente abbiamo un momento importantissimo che è proprio quello del 17 di aprile, ma tutto quello che di solito si recrimina ai comitati del no, il no TAP, il no TRIV, il no TAV, che naturalmente ci vede sul fronte del no, ma per frenare un'emergenza, perché dobbiamo dire no, per far capire in maniera chiara che questa cosa non la vogliamo, sono sempre gli stessi comitati d'associazione, sono gli unici che sui territori si stanno occupando di quella che solo a livello teorico o a livello appunto di convegni se ne parla, ma poi nessuno la fa, che è la cosiddetta fase di transizione. E quello che viene fuori e che è ancora più interessante è proprio la cosiddetta la nuova frontiera della democrazia, che non è più solo una democrazia di diritti, ma ci siamo resi conto che la nuova frontiera della democrazia passa attraverso l'energia, la distribuzione dell'energia e noi diciamo la creazione dell'energia. Cioè fino a quando questa, diciamo, materia, ma per capirci in senso lato, cioè questo settore, quello energetico, non sarà a disposizione di tutti e non sarà, diciamo, equamente gestito, e allora avremo soltanto una mercificazione, come sta avvenendo finora, e una distruzione del territorio. Attenzione però, perché proprio questo settore è un altro soggetto a speculazioni.
Quindi, quando si parla di rinnovabile, dobbiamo al più presto renderci conto che la vera energia rinnovabile non passa mai attraverso i grossi gruppi societari, nemmeno quando si parla di eolico e nemmeno quando si parla di fotovoltaico, perché altrimenti andremo a ripetere degli schemi che col petrolio li abbiamo già vissuti sulla nostra pelle. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che ci piace moltissimo il modello energetico dell'Emilia-Romagna, che è quello delle comunità solari. Le comunità solari non sono le distese di impianti di fotovoltaico che tolgono terra e che fanno paura perché sono terribili da vedere, ma sono invece impianti di generazione condivisa tra più case, tra più condomini. Questa è la nuova frontiera, altrimenti saremo di nuovo alla mercé di persone che ci vendono tecnologia obsoleta anche nelle rinnovabili e che soprattutto ci speculano sopra, perché è molto semplice per queste società accedere a quelli che sono i finanziamenti, no? I finanziamenti per il rinnovabile. Queste multinazionali dove vedono soldi lì si tuffano. Invece il modello energetico che piace a noi è quello per esempio della rete delle energie. La rete delle energie, vi invito a vedere il sito, è anche e soprattutto una sperimentazione di un modello sociale equo, democratico e che consente a tutti di fruire dell'energia a prezzi molto bassi. Quindi non ci piace nemmeno che tanti si riempiono la bocca col parlare di rinnovabili senza però aver approfondito questo settore, perché se uno mi dice che il rinnovabile mettiamo le pale eoliche o mettiamo il pannello fotovoltaico, noi non abbiamo risolto niente. Attenzione, perché la maggior parte dell'energia prodotta dalle pale eoliche viene poi diffusa e venduta. Quindi bisogna approfondire questo argomento se veramente lo vogliamo rendere reale e praticabile. Quindi noi siamo molto impegnati, tant'è che abbiamo affiancato alla stessa campagna referendaria momenti informativi proprio sull'energia rinnovabile, perché abbiamo detto questo è anche il momento. E quindi sfruttiamolo questo momento di poter parlare di energia, perché noi stiamo subendo proprio un modello energetico e lo stiamo pagando carissimo. Vorrei aprire un attimo una parentesi, se per te va bene. Visto che comunque i grandi media, giornali, radio, televisione, non danno delle informazioni rispetto al referendum, potresti un attimo dirci, si vota il 17, dove si vota? Sì. Abito all'estero, posso votare e soprattutto se sono fuori sede, studente fuori sede o lavoratore fuori sede, come posso votare? Perfetto, hai fatto bene a dirlo perché alcune volte si dà per scontato, ma queste sono le regole di base. Quando parliamo di referendum nazionale significa che si vota in tutte le regioni d'Italia. Si vota il 17 aprile dalle ore 7 alle ore 22. Naturalmente bisogna, e quindi controllate, avere la tessera elettorale come per qualsiasi altre elezioni, come quando andate a votare per le comunali. Se per caso non ritrovate la tessera, dovete recarvi presso gli uffici del comune o comunque segnalarlo in maniera tale che vi possano poi rifare la tessera. Quindi questo per chi sta nel proprio comune di residenza, per chi sta normalmente, diciamo, vicino al proprio seggio di voto. Quindi utilizzate la tessera elettorale, si vota come in qualsiasi altra, diciamo, votazione. La cosa importante invece da sottolineare è che per i residenti all'estero, che sono normalmente iscritti nell'anagrafe degli immigrati, nel cosiddetto AIRE, riceveranno la cosiddetta tessera elettorale, la busta elettorale per andare a votare. Mentre per gli studenti fuori sede è stato creato un sito apposta dove ci sta tutto, che si chiama www.iovotofuorisede.it, e quindi vi invitiamo a visionarlo proprio perché lì la dinamica è un po' diversa, perché praticamente bisogna. Purtroppo non si può votare fuori dal proprio comune di residenza, fatta eccezione per chi viene nominato rappresentante di lista.
E quindi se andate sul sito www.votofuorisede è molto più semplice andare a vedere come bisogna appunto fare per, diciamo, per la pratica, per la nomina. È una nomina che non può essere, che non è che uno si autonomina, ma appunto viene data, viene fatta richiesta da parte degli studenti che vogliono essere rappresentanti di lista, viene appunto incaricato come rappresentante di lista e solo in quel caso si può votare fuori sede, altrimenti noi stiamo facendo un appello, soprattutto per chi ha le sedi universitarie ad una distanza ragionevole, di fare questo sacrificio e di tornare proprio a votare, proprio per darci una mano, perché se no, insomma, se tutti cominciano a dire io non torno, è un bel disastro. Però vi ripeto, io voto fuori sede dove potete avere tutte quante le informazioni. Chi poi ci vuole dare una mano in maniera, diciamo, spontanea, anche non è che bisogna far parte di un comitato o bisogna far parte, diciamo, di un'associazione in particolare, andate sul sito www.fermaletrivelle.it, ci sta volantino, spiegazione, vademecum, tutto il materiale di cui avete bisogno, sia per informarvi meglio, ma sia anche per stampare con la stampante a casa un po' di volantini, perché qua non ci sta una lira, per dirla in maniera brutale, per cui andiamoci a stampare il materiale e lo distribuiamo. E il passaparola è la cosa migliore, perché alla fine partiamo dalle nostre famiglie, insomma, ma sentiamolo veramente come un voto a difesa del territorio. Perfetto, ti va di dare un ultimo messaggio per invitare a votare il sì. Sì, noi dobbiamo veramente renderci conto che non ci sta più nessuna delega e che non ci possiamo poi più lamentare nel momento in cui le cose non vanno bene. Molti ci dicono, vabbè, ma che cosa cambia? Comunque non cambierà molto, cambierà poco. Ma noi sappiamo una cosa, che quando riusciamo a coalizzarci tutti insieme e a dare un segnale forte, le cose cambiano. In più ci teniamo tantissimo perché di solito siamo chiamati a rinnovare i consigli comunali, siamo chiamati a sorbirci delle campagne elettorali che alcune volte non ci piacciono per niente. Il referendum è l'unica campagna elettorale fatta dalla gente. E sì, poi può essere appoggiata da un partito politico o da un altro, però è lo strumento per eccellenza del voto popolare. Se cominciamo a vanificarlo ogni volta perché noi stessi diciamo che non serve, che il quorum non si raggiunge, noi stiamo andando a buttare via uno strumento importantissimo che ci consente di dire, dopo che il governo non ci ha sentito, dopo che abbiamo fatto le proteste, dopo che abbiamo fatto tutta una serie di cose, la legge, la nostra Costituzione ci consente di dire potete determinare una scelta. Naturalmente bisogna raggiungere il quorum. Quindi è inutile dire, vabbè, io non torno, io non ci vado, però ci va un altro amico mio, io non so se vado a votare, perché questo meccanismo non ci consente di arrivare a raggiungere il risultato. E poi, ancora una volta, lo ripeto, soprattutto per i campani, è vero, non possiamo sapere sempre tutto, non possiamo tenere a mente tutte le questioni territoriali, però non facciamo, io parlo per la mia generazione, forse quella successiva alla mia era già più informata, però io ogni volta che penso alla Terra dei Fuochi e penso che noi non lo sapevamo, che eravamo campani, ma abbiamo detto non lo so, succede là e non succede da noi, abbiamo fatto un errore terribile. Non abbiamo dato solidarietà a quella terra, o ne abbiamo data poca, e non abbiamo fatto una battaglia comune. Non facciamo di nuovo questo errore con il petrolio e quindi sentiamoci, anche se siamo distanti perché la campagna è enorme, ha problematiche immense, però che ogni volta che si parli di un territorio campano, in questo caso a difesa del Vallo di Diano e dell'Irpinia, sentiamoci veramente uniti in questa battaglia. Grazie Perfetto, io ti ringrazio. a voi. Da Tiziana Medici, coordinamento Notri Campania è tutto, io sono Gengè e questo è Caso Umano.